Allora, ringrazio a tutti quelli che sono presenti e siete molto numerosi. L'iniziativa di oggi è l'iniziativa che si situa nelle varie iniziative che ci sono in Italia della settimana del cervello. L'iniziativa di stasera, organizzata da Studi Cognitivi, è Quando nell'invecchiare si fa spazio alla demenza. Un tema estremamente interessante ed è, come dicevo prima, all'interno delle iniziative organizzate da Studi Cognitivi. Due parole per chi non lo conosce, per chi non ha già sentito altri seminari, altri incontri. Studi Cognitivi è una scuola di terapia, di psicoterapia, ed è con sede a Modena, ma anche in altre sedi, la sede centrale a Milano e altre sedi nel nord Italia, Genova, Mestre, Bolzano, San Benedetto del Tronto. All'interno di ogni sede c'è il centro clinico dove ci sono psicologi e psicoterapeuti, e quindi sono proprio questi, in questa sera, la dottoressa Mirto, la dottoressa Manfredi, che lavorano presso il Centro di Studi Cognitivi, che hanno organizzato questa serata. Quando nell'invecchiare si fa spazio alla demenza. Era un'iniziativa che doveva essere presente nel mese di marzo, poi, causa la pandemia, è stata portata quindi nel mese di maggio. Proprio perché c'è stata la pandemia, le colleghe tratteranno l'iniziativa non solo proprio sulla demenza, ma dando anche così uno sguardo, qualche riflessione su quella che è l'età anziana. Voi dovete sapere oggi che dagli studi di letteratura, ma non solo dagli studi, anche proprio dalla percezione delle persone, l'anziano come i bambini sono le fasce che in questo momento di pandemia hanno più sofferto. Quindi io non lascerei ora, presento, quindi parlerà prima la dottoressa Mirto, e tratterà gli aspetti neuropsicologici, per poi passare la parola alla dottoressa Manfredi per la parte legata quindi all'invecchiamento. Quello che man mano tra i due interventi potete fare delle domande, le domande le potete fare sia via chat che con QA. Sicuramente meglio la chat, perché così riusciamo a vedervi e rispondervi in un modo più articolato. Quindi io lascio adesso la parola alla dottoressa Mirto, e buona serata e buon incontro. Allora, buonasera a tutti, io sono la dottoressa Mirto, sono una neuropsicologa e psicoterapeuta e, come ha ben introdotto la dottoressa Rebecchi, collaboro con il Centro di Studi Cognitivi. E allora, vediamo se sta per collegarsi anche la dottoressa Manfredi, perché inizialmente. Ok, eccoci. Allora, mi sono appena presentata e quindi, un po' diversamente da come avevamo appena anticipato, lascerei prima la parola alla dottoressa Manfredi e poi dopo, in chiusura, mi avvierò io invece per parlare dei cambiamenti biologici e dei cambiamenti invece cognitivi che vengono a presentarsi durante l'invecchiamento. Grazie. Ok, allora intanto buonasera, mi chiamo Chiara Manfredi, sono una psicologa psicoterapeuta, lavoro appunto presso il Centro di Studi Cognitivi. Allora iniziamo, vediamo un po' se funziona, dovrebbe funzionare, speriamo che la tecnologia ci assista. Ok, allora, come diceva prima la dottoressa Rebecchi, abbiamo un pochettino allargato il focus di questo intervento, che era inizialmente stato pensato prevalentemente sulla demenza, e abbiamo deciso di includere anche qualche aspetto, che ha a che fare con l'invecchiamento, quindi con l'età anziana, sia nella normalità, adesso poi andremo a vedere in che senso, sia nelle possibili difficoltà, anche a livello emotivo che ci possono essere, soprattutto alla luce di questo periodo un po' più difficile che stiamo vivendo. Allora, ecco. Ok, dunque, innanzitutto proviamo a definire un pochettino il costrutto di cui parliamo, quindi che cos'è l'invecchiamento? Allora, l'invecchiamento, è un processo naturale che riguarda tutti gli esseri viventi invecchiano. Questo significa che assolutamente l'invecchiamento non è da accostarsi alla patologia o alle difficoltà a prescindere,
anche se poi vedremo più avanti che ci possono essere spesso delle sovrapposizioni rispetto al senso che l'invecchiamento ha. Quando è riferito all'uomo, secondo questa definizione di Cesa Bianchi, l'invecchiamento indica il complesso delle modificazioni a cui l'individuo va incontro nelle sue strutture e nelle sue funzioni, in relazione con il progredire dell'età. Cosa vuol dire strutture e funzioni? Vuol dire che tanto come c'è un invecchiamento della parte organica e strutturale, banalmente il nostro corpo, per esempio, e la nostra, in generale la nostra biologia, c'è un invecchiamento e ci sono delle modificazioni anche all'interno delle funzioni, quindi di come noi riusciamo a funzionare da un punto di vista cognitivo, pensiamo alla memoria, pensiamo all'attenzione, da un punto di vista anche fisico rispetto alle prestazioni fisiche che riusciamo ad avere, quindi ci sono dei cambiamenti un po' su entrambi questi fronti. Sono state identificate in particolare 4 età. Mi interessa insomma insistere sul fatto che questa suddivisione è una suddivisione comunque arbitraria, quindi diremo anche più avanti che non c'è un inizio dell'invecchiamento vero e proprio uguale per tutti. Allora, la prima età è l'età giovane, che va dagli 0 ai 30 anni in modo convenzionale, la seconda età va dai 30 ai 65 anni dell'età adulta, la terza età è appunto l'inizio dell'anzianità con i 65 anni. Si parla di quarta età o di vecchiaia e invece con l'inizio dei 75 anni. Se diamo però un occhio alla distribuzione della popolazione in Italia in questo anno, quindi nel 2020, vedete che come dire, la distribuzione ha una forma particolare, cioè la maggior parte della popolazione che va, diciamo così, dai 45 ai 60 anni, e c'è comunque una buonissima fascia in termini di numerici che supera appunto anche i 65 anni e poi che supera anche i 75. Quindi diciamo che il focus dell'intervento nostro di stasera riguarda in realtà una buona fetta di popolazione. Contemporaneamente c'è stato un aumento dell'aspettativa di vita rispetto agli scorsi decenni, quindi si parla di circa 80 anni per gli uomini e circa 84 per le donne, quindi la popolazione anziana è in aumento. Come dicevamo prima, è importante ricordarci che l'anzianità non ha in realtà uno scoccare, no? Cioè una persona diventa maggiorenne a 18 anni, tanto come non c'è un momento in cui si è adulti, definito in modo anagrafico, non c'è neanche un momento in cui si è anziani, ok? Solitamente si parla di anzianità di solito con l'inizio della pensione, poi anche di questo parliamo meglio un pochettino più avanti. Allora, a cosa pensiamo quando diciamo vecchio, quando parliamo di vecchiaia? Da un punto di vista proprio di senso comune. Possono esserci delle associazioni positive che vedono la vecchiaia accostarsi alla saggezza, alla pacatezza, all'esperienza, perché in termini anche molto concreti, più io ho vissuto delle situazioni, più ne ho esperienza. L'associazione della vecchiaia con il buon senso e con la riflessività, quindi una persona che è più razionale, che è più anche rivolta all'interiorità, che è più riflessiva. Ci sono delle associazioni negative che vedono la vecchiaia associata per esempio alla perdita della memoria, a una persona irrigidita, a una persona ammalata, a una persona troppo emotiva, quindi come dire, che si turba troppo facilmente. E c'è questo grande tema dell'avvicinarsi, diciamo così, del significato della vecchiaia con il significato della morte. Le associazioni che abbiamo chiamato semplici, quindi quelle un pochettino più automatiche, accostano la vecchiaia con minori energie e una maggiore facilità a stancarsi. Ok, vi volevo dire un'altra cosa. Da un punto di vista invece di teorie che sono state sviluppate rispetto a questa fascia d'età, ce ne sono in particolare 4. Allora, c'è una teoria che prende il nome di teoria del disimpegno, secondo cui l'anzianità è un momento in cui disimpegnare, quindi proprio in cui togliere le proprie risorse emotive, di tempo, di attenzione dall'esterno e spostarle verso l'interno. La teoria dell'attività invece prevede che il benessere sia legato all'impegno e alla creatività, quindi io sto tanto meglio quanto più anche nell'anzianità riesco a mantenere comunque un impegno e a mantenere un ambito creativo.
Secondo la teoria della continuità, invece, il benessere nell'età anziana è legato a quanto io anziano mi sento in continuità con quella che è stata la mia vita. Quindi, per esempio, le cose che hanno avuto importanza per me nelle fasi precedenti rimangono importanti e io ho più tempo di coltivarle. E, secondo la teoria del successful aging, quindi dell'invecchiamento di successo, diciamo così, un'anzianità, un invecchiamento di successo prevede un investimento su poche competenze e pochi ambiti che però appunto sono ambiti di valore per la persona. Questo tema del valore è un tema molto importante che riprenderemo anche più avanti rispetto alla progettualità. Perché, come in tutti in realtà i momenti della vita, più noi riusciamo ad investire delle risorse su aspetti che per noi siano di valore, e questo è molto soggettivo, più riusciamo a sentirci efficaci e anche a sentire di poter attribuire un senso a quello che stiamo facendo. Allora, ci sono una serie di cambiamenti che sono del tutto normali nella terza età. Su questo abbiamo molto insistito sia io che la dottoressa Mirto nelle nostre presentazioni, perché è molto importante, appunto, come dicevo anche prima, non andare a sovrapporre l'anzianità con la patologia. Non è assolutamente così. Come ci sono dei cambiamenti di transizione in tutte le fasi della vita, quindi quando io divento adolescente ho dei cambiamenti rispetto a quando ero un bambino o un preadolescente. Da adulto sono diverso rispetto a come ero da adolescente. Quindi, diciamo così, progredire e passare di fase in fase porta con sé dei cambiamenti per forza e per fortuna. I cambiamenti normali nella terza età sono di tipo fisico, di tipo sociale, relazionale, di tipo cognitivo e di tipo emotivo. Dei cambiamenti fisici e in particolare dei cambiamenti cognitivi ve ne parlerà più tardi la mia collega. Io mi focalizzavo di più sulla parte che ha a che fare con l'aspetto sociale e relazionale e con gli aspetti emotivi. Allora, a livello sociale e relazionale potremmo dire veramente tutto, no? Rispetto a quello che succede invecchiando. La prima cosa che viene in mente, la dicevamo prima, è il pensionamento. Quando una persona supera una certa età, tutta quella parte di vita, no? Anche a livello temporale, che prima era investita nel lavoro, che è tantissima parte di vita, non è più investita nel lavoro. Quindi c'è questo grandissimo cambiamento che è proprio il ritiro dall'attività lavorativa, che porta con sé un cambiamento a livello di tempo da impiegare. A livello sociale, perché anche sospendere il contatto, per esempio, con i colleghi diventa molto importante, oppure, non so, penso a chi fa un lavoro con il pubblico, sospendere il contatto frequente con il pubblico. Cambia anche molto il nostro senso di utilità e di efficacia, no? Tante volte quello che ci sentiamo dire da persone che magari sono andate un po' in difficoltà con questo passaggio del pensionamento è: ma io ero abituato ad essere utile, ero abituato a persone che avevano bisogno di me, adesso la gente non ha più bisogno di me. Quindi sentiamo proprio questa mancanza quasi di necessità da parte degli altri, e quindi rischia di diventare, insomma, soprattutto in certe situazioni, anche una perdita un po' del significato, no? Delle giornate che io spendo. Poi cambiamenti sociali, cambiamenti relazionali, cambia la struttura della famiglia di solito, cioè si parla di nido vuoto, i figli sono grandi, spesso sono accompagnati, hanno costruito nuove famiglie che includono sicuramente l'anziano, ma in una posizione non centrale, in una posizione più marginale. I figli hanno figli, quindi anche qui si va dalla problematicità i figli sono usciti e mi hanno lasciato da solo, o comunque mi sento solo, alla problematicità del mi richiedono troppo, mi richiedono troppe attenzioni, mi richiedono troppo impegno, mi richiedono di seguire i nipoti, non me la sento. Quindi comunque sono cambiamenti che possono portare a delle difficoltà. Un'altra cosa che è importante che ci teniamo in mente è che tutti i cambiamenti richiedono un po' un ridimensionamento, no? Una rielaborazione della persona, del contesto, delle abitudini. Quindi non sono assolutamente problematici di per sé, però richiedono che un po' ci riassestiamo. Lo vediamo anche adesso con questa situazione particolare dell'emergenza sanitaria. Ci sono stati tanti cambiamenti nelle nostre abitudini che non per forza sono stati problematici o drammatici, ma che ci hanno richiesto comunque di riassestarci.
torniamo a noi, cambiamenti appunto a livello relazionale, si passa, come dicevamo prima, dal tempo libero al tempo vuoto, cioè dal tempo che io mi ritagliavo nel mio lavoro, nei miei impegni come tempo libero, a un tempo che può essere percepito come troppo, troppo libero e quindi vuoto. E, a livello poi sociale giocano anche un loro ruolo tutta una serie di stereotipi che hanno a che fare, come dicevamo anche prima, con l'anzianità e con la malattia. Quindi ci si aspetta che una persona anziana non sia capace, non stia bene, non sia adeguato, non sia abbastanza in forma, abbia bisogno, non sia autonomo, e questi stereotipi, anche quando la situazione di necessità magari non c'è, sicuramente hanno un ruolo importante poi per come un anziano vive la sua socialità. E c'è un calo fisiologico nell'autonomia. Per autonomia non vuole assolutamente dire che la persona anziana ha bisogno per forza degli altri, può anche voler dire banalmente che ho meno energie da spendere nel corso della giornata, e questo può portare, e ne parliamo anche meglio più tardi, da una parte o a una sorta di negazione, no, da parte della persona, quindi mi rifiuto di pensare in effetti di essere cambiato, oppure alla ricerca fine esagerata di qualcuno a cui appoggiarsi. Quindi magari, diciamo così, potrei comunque mantenere tutta una serie di autonomie, però magari mi sono molto spaventato e quindi ho sempre bisogno di qualcuno che mi possa stare vicino. E una cosa che si è vista in tantissime ricerche è che la vita sociale attiva e la presenza di relazioni importanti e stabili sia all'interno della famiglia che fuori dalla famiglia sono un fattore di protezione per la psicopatologia. Cosa vuol dire questa cosa? Che il fatto di avere una rete di amicizia, di conoscenza, familiare, quindi di parenti, il partner, i figli, i parenti anche un po' più lontani, presenti nella nostra vita, ci proteggono dal rischio di andare incontro a delle difficoltà emotive un po' più grosse. Poi, per quanto riguarda invece i cambiamenti emotivi, allora, dicevamo prima il grande tema, no, della vecchiaia avvicinata al tema della morte, sicuramente una persona anziana deve fare i conti con perdite e con malattie più di una persona giovane, anche per un discorso proprio anagrafico. E ovviamente fare i conti con delle perdite, che siano perdita di persone perché vengono a mancare, perché se ne vanno via, appunto i figli che escono di casa, i nipoti, non so, che escono di casa a loro volta, sono tutte delle piccole o grandi perdite che possono arrivare a metterci in difficoltà. E, da un punto di vista emotivo si arrivano, o comunque forse si rinforzano, tutta una serie di paure che sono tipiche di questa età, che sono la paura, per esempio, della morte, la paura della malattia, la paura di dover soffrire. Anche queste le vediamo meglio un po' più tardi. E, da un punto di vista di carattere, quindi come io sono fatto, no? Cioè qual è un po' la mia struttura, se sono più estroverso, più introverso, se sono più, per esempio, reticente davanti alle novità, oppure sono più interessato alle novità, gli aspetti del carattere con l'anzianità tendono un po' a irrigidirsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che diventiamo meno flessibili, che se magari io sono una persona un po' con poca pazienza, divento forse ancora più irritabile, oppure rischio di diventare ancora più irritabile, per esempio. E, poi c'è appunto il tema del rapporto con il passato, quindi come io mi sento in continuità con quello che è stato il mio passato, oppure mi sento di avere delle cose ancora da sistemare rispetto a quello che è successo negli anni precedenti. E c'è, dicevamo prima, la preoccupazione, oltre che di possibili fatiche, di possibili dolori personali, anche di come si lascerà traccia di sé, quindi che cosa resterà un po' di me, della mia esperienza e della mia persona. Ok. Allora, quali sono invece però le risorse a cui possiamo fare riferimento, no? in questa fascia d'età? Dicevamo prima, sicuramente una minore impulsività, quindi le persone anziane tendono ad avere una minore urgenza, no? Rispetto a periodi della vita precedenti, una maggiore capacità di riflettere sulle cose, una maggiore capacità di razionalizzare, delle strategie migliori. Lo dicevamo all'inizio, una persona anziana per definizione più esperta, e quindi anche le strategie
avrà selezionato nella sua storia le strategie che hanno funzionato. La possibilità di valorizzare di più le piccole cose che magari invece nei periodi di vita precedenti, anche a causa dei tanti impegni, tendevano un po' a scappare via, e la possibilità di selezionare degli ambiti che siano di valore per la persona, quindi degli ambiti che siano importanti per me. Di nuovo, a proposito di quella che appunto viene definita come saggezza, e che si accosta all'età anziana, la saggezza è un aspetto che permette di valorizzare sia la persona, sia il proprio benessere, e in realtà ha anche un orientamento di tipo sociale, quindi ha anche un orientamento rispetto a quello che è il contesto, no? Della persona che riesce ad utilizzare queste strategie, queste capacità di saggezza. Un altro aspetto che mi interessava condividere con voi e che ho trovato insomma nella letteratura è che mentre la personalità della persona giovane è di tipo centrifugo, quindi butta fuori, no? Se voi pensate, non so, a un adolescente, a maggior ragione, molto attivo, molto orientato verso l'esterno, molto orientato verso lo scoprire, il guardare, la personalità della persona anziana è più di tipo centripeto, quindi tende un po' a rivolgersi verso l'interno. Ecco, centripeto non vuol dire depresso, quindi il fatto che tende a rivolgersi verso l'interno non vuol dire che chiude i rapporti con l'esterno o che rimane a rimuginare su di sé tutto il tempo, vuol dire che è capace di coltivare degli aspetti legati all'interiorità che magari in altre fasi della vita appunto tendevano un po' ad essere lasciate andare. Dicevamo prima, ci sono tanti cambiamenti normali in questa fascia d'età. Che cosa succede? Quali possono essere le reazioni ai cambiamenti? Scusate un attimo che provo a vedere se riesco a fare una cosa. Ok. Quali possono essere le reazioni davanti ai cambiamenti? Allora, ci sono tante possibilità. Qui ne abbiamo sintetizzate in particolare 5. Una persona può avere una reazione costruttiva, cioè c'è un cambiamento, adesso vediamo che cosa posso mettere in campo per gestirlo bene, quindi il cambiamento come una sfida nuova che ci porta a provare anche a scoprire delle nuove parti di noi. Ci può essere una reazione difensiva, quindi no, non voglio cambiare, non voglio accettare questo cambiamento, non voglio avere degli aiuti dagli altri, cerco di rimanere nella, diciamo così, nel momento precedente il cambiamento e rifiuto la possibilità di andare avanti. E questa può diventare problematica. Ci possono essere delle reazioni anche ostili, quindi la rabbia. Io non volevo cambiare, non è giusto che io mi debba trovare a, non so, per esempio, ad avere dei problemi fisici che prima non avevo, andare incontro a delle difficoltà che prima non conoscevo, quindi mi arrabbio. Ci può essere una reazione depressiva, di appiattimento emotivo, di quasi resa, no? Di quasi rassegnazione e di autoaccusa, quindi mi rendo conto che ci sono stati dei cambiamenti, mi arrendo a questi cambiamenti in modo passivo, oppure, come abbiamo un po' detto prima, ci può essere una reazione dipendente che si mette in una posizione in qualche modo di attesa e di quasi anche pretesa, no? Che un aiuto arrivi dagli altri o comunque dall'esterno senza attivarsi tanto in prima persona. Allora, ragioniamo un attimo delle difficoltà emotive a cui possiamo andare incontro. Mi interessa molto ribadire il fatto che tutto quello che ci siamo detti finora non è psicopatologia, quindi non è una cosa su cui c'è da intervenire per forza. Quello che ci siamo detti finora ha a che fare con appunto delle cose che si modificano nel corso della vita, ci siamo focalizzati su tutta la parte che si modifica nella terza età, nella quarta età, però non stiamo parlando di problemi psicologici. Ovvio che come in tutte le età, questi cambiamenti, queste difficoltà ci possono portare ad avere delle difficoltà. Quindi in questo caso dobbiamo un po' drizzare le antenne e cercare di capire come poter intervenire. Allora, quando è che si parla di disagio o di disturbo psicologico? Molto banalmente, quando le difficoltà di cui abbiamo parlato finora vanno ad impattare il funzionamento della persona per un periodo di tempo prolungato. Esempio, se io vado in pensione
E questa cosa mi porta a dovermi un po' ristrutturare, a dei momenti di tristezza, a dei momenti di preoccupazione, a fare un po' fatica, ma tutto sommato io riesco a portare avanti la mia vita. Oppure ho un, come dire, un po' un blocco che però dura, diciamo così, un tempo sensato, un tempo utile, non stiamo parlando di patologia. E se io vado in pensione e non riesco a reinventarmi, non riesco a trovare degli spazi che mi permettano di funzionare, magari sviluppo anche dei sintomi veri e propri, quindi non so, ho dei momenti di ansia troppo forti, non li so gestire, non riesco più ad investire sul futuro, non ho più voglia di fare niente, mi chiudo in casa, non voglio vedere le persone, e questo diventa indice di un dolore molto forte, ecco, in questo caso possiamo parlare di disagio psicologico. I fattori di rischio, e questi valgono per tutti, non solo per gli anziani, sono fattori di rischio biologici, psicologici e sociali. Che cosa vuol dire? Per esempio, nell'anzianità, uno dei maggiori fattori di rischio è la solitudine. Quindi la mancanza di relazioni tra le generazioni e la mancanza di relazioni in generale con l'esterno. E tra i fattori biologici, fattori di rischio biologici, per esempio, dei problemi di salute già precedenti. Quindi se io ho delle difficoltà di salute, ho delle cose che già mi fanno fare fatica nella mia vita e in più si aggiungono degli altri eventi che mi stressano, più facilmente andrò incontro ad una difficoltà vera e propria. Per esempio, l'assenza di rete sociale, dicevamo prima, e anche l'assenza di servizi. Non sapere a chi potermi rivolgere se ho bisogno di aiuto, non avere persone su cui sento di poter contare. Questi sono tutti fattori di rischio che ci mettono un po' più, ci espongono un po' di più alla possibilità di avere delle difficoltà. E quali sono le difficoltà psicologiche di cui parliamo anche in questa fascia d'età? Si parla soprattutto di disturbi dell'umore, disturbi d'ansia e disturbi dell'adattamento. Adesso li vediamo un po' meglio. Allora, per quanto riguarda la depressione, di nuovo andiamo a ribadire che non è un esito automatico dell'età anziana. Si può incappare in questo stereotipo che vede l'anziano come una persona triste, in realtà non è così. Come dicevamo prima, ci sono degli eventi di vita che si verificano con maggiore probabilità in questa fase e questo ovviamente è una cosa di cui dobbiamo tenere conto, oppure anche in concomitanza con dei problemi di salute. I sintomi tipici della depressione sono l'umore abbassato, quindi mi sento giù e mi sento giù quasi tutto il giorno e per tanto tempo. Perdita di interesse, quindi cose che magari prima mi appassionavano molto non mi interessano più. Perdita di peso, quindi alterazioni sul peso, alterazioni sull'alimentazione. Mi rendo conto che mi sono dimenticato di cenare o mi sono dimenticato di pranzare. Cambiamenti nel sonno, in entrambi i sensi. Faccio fatica a dormire, oppure quella che si chiama ipersonnia, cioè sono sempre molto stanco, sono sempre molto affaticato e non ho l'energia per fare nulla. Affaticabilità, disistima, che vuol dire avere un'idea di sé particolarmente bassa. Sensi di colpa. E la tendenza a rimuginare su questi sensi di colpa, quindi la tendenza un po' a riprendere tutto quello che possiamo avere sbagliato, quello che i danni che abbiamo potuto creare e restarci tanto sopra con la testa. Fare fatica a concentrarsi, quindi magari, non so, mettersi di fronte alla televisione e non riuscire tanto a seguire, mettersi a leggere e rendersi conto che si leggono due righe, due pagine e poi la testa va da un'altra parte. Ci possono essere delle vere e proprie idee di morte o idee di farla finita. Un altro sintomo molto importante appunto sul fronte depressivo è il ritiro sociale, quindi il non avere voglia di vedere persone, sentire tutto come se fosse un impegno, sentire tutto come se fosse troppo pesante, quasi questa tendenza a, come dire, diminuisco il più possibile, riduco il più possibile gli stimoli dell'esterno perché per me è troppo fatica. E l'apatia, cioè di nuovo appunto un po' non sentire niente, sentire un po' questo vuoto e la mancanza di energia anche da un punto di vista fisico. Invece, quando ragioniamo di ansia durante l'invecchiamento, allora i sintomi di ansia e disturbi d'ansia sono particolarmente diffusi anche perché tanti si sviluppano legati a problematiche di salute. In tutta, diciamo così, il corso della vita, l'incidenza per i disturbi d'ansia è doppia nelle donne, non siamo fortunatissime.
Quindi sì, c'è questa facilità, il doppio delle volte il disturbo d'ansia rispetto a una donna piuttosto che rispetto ad un uomo. Soprattutto nell'anzianità facciamo attenzione perché i disturbi d'ansia, i sintomi dell'ansia si confondono spesso con i sintomi fisici. Esempio, appunto l'inappetenza, ho lo stomaco chiuso, faccio fatica a identificare che è perché sono teso e magari penso di avere dei problemi gastrointestinali. Mi brucia lo stomaco, quindi anche tutta la parte appunto magari di stress prolungati che possono portarci ad avere dei sintomi di difficoltà. Piuttosto che appunto la mancanza di energia, quindi magari una persona si immagina di, non so, avere le analisi del sangue sballate, di avere il ferro basso e in realtà no, quindi in realtà può essere, si può confondere molto, no, con questo aspetto. L'ansia porta con sé, per esempio, difficoltà a respirare, nel senso che quando siamo in ansia abbiamo un respiro molto più frequente e molto più superficiale, quindi possiamo andare a pensare di avere dei problemi a livello polmonare. Piuttosto che il batticuore, quindi possiamo pensare di avere dei problemi a livello cardiologico, cioè se siamo orientati più alla difficoltà fisica, facilmente l'ansia si confonde con dei sintomi fisici. Dicevamo un po' prima, ci sono poi nell'anzianità delle paure specifiche che possono essere relative allo stato di salute proprio dei propri cari oppure al futuro. E poi ci sono una serie di paure che sono un po' appannaggio di questa fascia d'età. La paura di perdere il controllo su se stessi o sulla situazione, di non essere più in grado di tenere un po' tutte le carte in mano, non so come dire. La paura di essere di peso per gli altri, di non essere più autonomo, la paura del dolore. E poi invece rispetto a quello che succederà dopo la morte, la paura di essere dimenticato, la paura di essere escluso dagli altri oppure la paura di essere abbandonato. Spesso c'è anche un po' un tabù, no? A parlare di morte, di perdita con le persone anziane che invece, per la mia piccola esperienza, spesso hanno bisogno di parlarne, perché comunque è un tema che hanno in testa spesso, che è ricorrente, e quindi si ha quasi la sensazione di tutelarli, non ragionando di questo. In realtà spesso sono loro che hanno bisogno di confrontarsi con questa cosa, quindi c'è anche una componente di spiritualità, no? Che ritorna oppure che comunque è presente in questa fase della vita. È anche normale, diciamo così, che sia in questo modo. Ok, molto velocemente, come poter intervenire ovviamente nel momento in cui, come dicevamo prima, queste difficoltà diventino difficoltà patologiche, ok? La psicoterapia cognitivo-comportamentale ha degli ottimi dati di efficacia, tende ad intervenire sui sintomi, quindi aiutando a migliorare poi la qualità della vita. I sintomi sono quelli che ci dicevamo prima, l'apatia, il ritiro, i pensieri ricorrenti, eccetera, eccetera. I dati di letteratura, qui ho riportato due articoli, insomma, ci indicano un miglioramento in quasi il 70% dei pazienti. Si è visto che la psicoterapia funziona meglio con chi, ma questo sempre, non solo tra gli anziani, con chi è più aperto alle nuove esperienze, con chi ha un livello di stress che ancora non è, diciamo così, esageratamente alto, e con le persone che sono più disponibili a cercare un supporto emotivo. Quindi, ovviamente, chi è più disponibile a orientarsi un po' e a cercare un aiuto, è più facile che poi abbia anche un buon esito della terapia. Quali possono essere invece le difficoltà ad accedere alla terapia? C'è proprio una difficoltà nell'accesso anche, quindi delle volte ci sono persone che magari fanno fatica a capire a chi rivolgersi. Ci può essere una difficoltà, questa è anche un po' generazionale, a pensare di dover andare a raccontare i fatti propri a delle persone che non si sa neanche chi sono. Quindi anche una scarsa familiarità con i temi psicologici, per cui magari diventa più facile, più semplice, ma anche più immediato parlare appunto di insonnia piuttosto che parlare del fatto che io penso spesso a qualcosa oppure ho paura che qualcosa succeda. Ci può essere una forte difficoltà anche ad aprirsi e all'idea di poter cambiare. Il cambiamento, come dicevamo prima, interessa tutta la vita dell'essere umano, vuol dire che interessa anche l'anzianità, cioè si può cambiare anche dopo una vita in cui si funziona in un certo modo.
E poi ci possono essere delle paure che hanno a che fare con la terapia farmacologica, cioè ho paura di dover prendere dei farmaci, e la paura dello stigma. Quindi che cosa poi dicono le persone se sanno che io mi sono rivolto a qualcuno per questi problemi. L'ultima cosa su cui volevo un po' insistere questa sera con voi ha a che fare proprio con i progetti. C'è questa frase molto bella di Tolstoi che dice: quando l'uomo si trova in movimento, immagina sempre uno scopo a quel movimento. Ha bisogno di immaginarsi una terra promessa per avere la forza di muoversi. Questo perché, come dicevamo all'inizio, è facile che nell'anzianità si faccia fatica a pensare a una direzione, no? A un obiettivo. E, quando lavoriamo vogliamo arrivare là, vogliamo arrivare alla promozione, vogliamo arrivare ad avere questo obiettivo nella vita, vogliamo comprare casa, vogliamo mettere su famiglia. C'è un po' questa idea che nell'anziano poi non ci siano più spazi, no? Per i progetti. In realtà non è vero. È importante tenerci sempre molto in mente l'aspetto della progettualità, cioè dov'è che voglio arrivare, che cosa è importante per me, che cosa voglio fare, perché, appunto, come dice anche un po' questa frase, perché noi possiamo muoverci ci serve di immaginarci un po' un obiettivo. Se io faccio fatica ad immaginare un obiettivo, non avrò nessun motivo per muovere neanche il primo passo. E di nuovo, come abbiamo un po' detto anche prima, è molto importante trovare degli obiettivi a breve, a medio termine, che mi portino, che mi tengano sulla strada, che è la strada dei miei valori personali. Quindi anche dei valori da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, coltivare quello che per me è importante. Ok, allora, io ho finito la mia parte. Direi che sì, se ci sono domande su questo possiamo anche raccoglierle adesso. E così poi la dottoressa Mirto può fare la seconda parte, che è più riferita proprio alla demenza. Allora, Chiara, inizio a dirti allora un po' di domande che i nostri partecipanti ci hanno posto, e inizierei da quella di Evania, che chiede: allora, come utilizzare le nuove tecnologie per superare l'isolamento degli anziani, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, e intervenire sui fattori di rischio psicosociali che favorirebbero l'emergere di patologie psichiche. Ok. Allora, aspettate che provo a vedere se riesco a fare una cosa. Scusate. Ok. Allora, forse mi si vede a me adesso e non più le slide. Sì, okay. Esatto, vediamo te. Allora, rispetto all'utilizzo della tecnologia, sicuramente, come dicevamo un po' anche prima, non è che l'anzianità è un periodo strano per forza, quindi quello che utilizziamo noi, quello che funziona per noi, funziona anche poi per le persone anziane. Soprattutto adesso ci sono anche dei dispositivi che sono molto semplici, quindi i cellulari piuttosto che i computer, con delle piattaforme che si usano in modo molto semplice. Io sono un po' dell'idea che tutto quello che riusciamo ad utilizzare anche con le persone anziane va benissimo, quindi avendo le istruzioni di base, insomma, va benissimo anche utilizzare la parte online. Come fare a tutelarci dalla possibilità di sviluppare un problema a livello psicologico, comunque come fare a tutelare l'anziano da questo punto di vista, vale un po' quello che dicevamo prima. Le ricerche parlano davvero tanto della componente sociale, soprattutto in questa fascia d'età, e della componente progettuale. Quindi a me verrebbe da dire il più possibile cercare di mantenere le abitudini, di mantenere i contatti, adesso è un periodo veramente bizzarro questo del Covid, però anche grazie alle tecnologie possiamo cercare di mantenerci in contatto sia con gli amici che con i figli, i nipoti, i parenti, quindi è tutta una sfera che sicuramente è un po' un surrogato di quello che è dal vivo, senza dubbio, che però ci permette di continuare a sentirci in connessione. Il rischio grosso è sentirci da soli, che non vuol dire essere da soli, perché magari siamo da soli davvero nella casa, nella stanza, però ci sentiamo da soli quando forse sentiamo che non ci sono persone con cui poter condividere quello che sta succedendo, come ci sentiamo, ma anche banalmente cosa abbiamo fatto il giorno prima. Quando sentiamo che non c'è nessuno a cui possiamo raccontare, questo inizia a diventare una cosa
pesante che ci mette un po' a rischio, perché, ma questo vale anche per esempio per gli adolescenti, vale anche nell'età adulta, cioè quando sentiamo di essere lasciati da soli o comunque di essere rimasti da soli in qualche modo, facciamo anche fatica ad immaginarci una possibilità dopo i periodi di difficoltà. Ok. Un'altra domanda invece che ponevano era come in realtà l'età di inizio della senescenza, noi abbiamo parlato dei 65 anni, prima tu dicevi, no? Giustamente ci facevano notare come anche i geriatri oramai hanno spostato in avanti l'età della senescenza a 75 e appunto ci chiedevano come in realtà definire adesso un 65enne anziano probabilmente potrebbe viverlo come un insulto. Ok. Ma dipende sempre da che cosa, cioè lo vivrebbe come un insulto se la definizione di anziano fosse un insulto. Sicuramente si è tutto spostato molto in avanti. Grazie anche davvero, tra l'altro, alle tecnologie, quindi che comunque ci permettono di restare anche molto stimolati nel corso degli anni. E quindi sì, tutta anche il funzionamento probabilmente è molto spostato in avanti. Dicevamo prima come sia molto difficile ragionare di anzianità come di un momento preciso in cui uno diventa anziano, non esiste questa cosa, no? Quindi magari appunto c'è un momento in cui, non so, mi vengono in mente i pre-pensionamenti di anni fa, può darsi che una persona si sentisse anziana anche a 45 anni, non lo so, non ho questa esperienza. Sicuramente oggi ci sono dei 65 anni che lavorano e che funzionano e che hanno una vita, una rete sociale, un'attività che non ha niente a che fare con quella che noi ci immaginiamo quando parliamo di anzianità. È molto importante ricordarci che cioè, come dire, nelle diverse discipline si cercano delle soglie convenzionali, in realtà non esiste il momento in cui scatta l'anzianità, quindi dipende molto da qual è la vita della persona e qual è il suo stato emotivo e anche un po' sì, il suo contesto, cioè come funziona quella persona lì. Tra l'altro, sempre rispetto a questa età, no? Convenzionale, come dicevi tu, ci terrei anche un po' a precisare comunque come in realtà il definire, noi comunque esperti, il voler cercare comunque di definire un'età a soglia non è volta a dare comunque uno stigma sociale, ma è comunque un'età media all'incirca, comunque stabilita, in quanto è più o meno attorno a quell'età che si è visto che inizia ad insorgere una maggiore fragilità nella persona. Quindi l'obiettivo non è stigmatizzare la persona come l'anziano, quindi il vecchio, quindi con tutte quelle associazioni negative di cui ci parlavi anche tu prima, no? Ma è volto piuttosto a dare un campanello forse di allarme, a dire: ok, tu ti senti bene, sei in forma, perfetto, ricordati però che in questa fase della tua vita iniziano a subentrare dei cambiamenti, quindi ricordati di prestare forse attenzione a te stesso proprio in virtù dei cambiamenti cui vai incontro. Quindi ecco, non vuole essere uno stigma negativo, ma vuole essere un monito a continuare a prendersi cura di se stessi a 360 gradi. Assolutamente, sì. Un'altra domanda che poi poneva un'altra persona chiedeva se i terapeuti giovani non potessero essere discriminati proprio in virtù della loro età. Ovviamente noi, secondo la nostra risposta è molto di parte, ma lascio a te, insomma, allora, il commento. Chiediamo un terapeuta giovane, no. Allora, io posso rispondere per quella che è la mia esperienza, no. Cioè, nel senso che tanto come su altri problemi, no? Mi è capitato di lavorare con persone che avessero delle dipendenze, che mi dicessero: ma se lei non ha avuto una dipendenza, lei non sa cosa vuol dire. Come mi è capitato, non so, può capitare al contrario di lavorare con degli adolescenti che ti trattano un po' come: ma sì, quello che è un po' fuori dal giro, cosa vuoi che ne capisca? Per la mia esperienza personale, non mi è mai successo che una persona, appunto, più in là con gli anni, più anziana, valutasse, sicuramente non esplicitamente, ma non mi è neanche sembrato che fosse un problema, se devo essere onesta, che valutasse il fatto che magari c'è uno scarto di età notevole come un'idea del ma non mi può capire, oppure cosa vuole che ne sappia. No, anzi, non mi viene in mente. Forse più viceversa, sì, forse più da parte di persone, appunto di adolescenti, di persone più giovani che sentono un po' di più il distacco, paradossalmente, rispetto invece a persone più anziane.
Ancora leggo un'altra domanda e ci chiedevano. Recentemente ho iniziato a frequentare un centro diurno integrato per anziani con decadimento cognitivo. A volte mi vengono dei dubbi su come definire il fenomeno psicopatologico che osservo. Nello specifico volevo chiedervi, quando un paziente con demenza insiste con convinzione nel dire e credere una cosa non vera, ad esempio, oggi pomeriggio vado a casa perché verrà a prendermi mio figlio, scusatemi che scorro, come devo definire dal punto di vista psicopatologico questa sua affermazione? Un delirio, un'idea prevalente, un'idea ossessiva, una confabulazione o semplicemente un segno di disorientamento temporale o altro? Tecnicamente, dal punto di vista semiologico, come si definisce? Quello che mi verrebbe un po' da iniziare a dire, no? Mi chiedo, prima ancora di trovare un'etichetta diagnostica, la mia domanda è, forse prima di dare l'etichetta dovremmo cercare di capire cosa in realtà la persona con quell'idea, con quella sua affermazione che per lui è vera, per lui è la realtà, cosa in realtà ci sta comunicando. Quindi capisco per carità anche la necessità magari per chi lavora in quest'ambito a volte volersi definire meglio nel dare le cosiddette etichette. Però usciamo fuori dall'etichetta, perché ricordiamoci che soprattutto quando abbiamo di fronte una persona con demenza, abbiamo una vita che si racconta, abbiamo dei bisogni che si manifestano in maniera, come dire, meno costruita, meno artificiosa rispetto invece a come possono fare gli adulti che hanno un funzionamento cognitivo normale. Quindi questa idea, questa credenza che la persona in realtà ci pone, soprattutto se la pone in maniera insistente, forse va accolta e va piuttosto chiesto alla persona, ma cosa farebbe con il figlio, quando quel figlio va a prenderlo, cosa fa? Ok, perché molto probabilmente la persona ci sta dicendo che ha bisogno dell'affetto del figlio, molto probabilmente quel figlio rappresenta un punto di riferimento e probabilmente nella struttura dove si trova non riesce a trovare una persona, un operatore all'interno della struttura col quale riuscire a creare quella relazione invece di sicurezza che riesce ad avere con il figlio. Quindi ecco, l'obiettivo, quello che mi viene proprio da dirvi è andiamo al di là dell'etichetta, ma cerchiamo di capire il bisogno che in realtà quella persona ci sta dicendo con queste sue idee, in un qualche modo. Quindi spero di aver essere riuscita comunque a dare una risposta che vada un po' anche al di là, in realtà, della domanda. Poi ancora, ci chiedevano, allora, se i classici protocolli CBT che vengono utilizzati per adulti possono essere applicati alla stessa maniera con la popolazione over 65 o over 75? Anche qua, come dire, probabilmente è il caso di fare un po' un esame di qual è la domanda della persona che arriva a chiedere un aiuto, nel senso che il protocollo di per sé non c'è nessun motivo per cui non debba essere applicato, a meno che non ci siano poi delle difficoltà cognitive di cui poi ci parlerà la dottoressa Mirto. E, di nuovo, per quella che è la mia esperienza, quello che un po' si aggiunge spesso è una componente quasi un po' più, come dire, spirituale da una parte, un po' più valoriale da una parte e anche di bilancio rispetto a un po' quello che è stato. Quindi più spesso magari si ritrovano, da un punto, se vogliamo andare nella psicopatologia, delle componenti di ruminazione, di rimuginazione, di fatica a staccarsi da alcune cose che sono successe, da alcune cose che magari sono durate dei decenni e quindi che la persona ha ancora molto in mente, però per rispondere alla domanda, rispetto ai protocolli singoli non ci sono motivi se la persona non ha delle difficoltà particolari per cui non debbano essere applicati. Ok. Poi ancora ci chiedevano la difficoltà di dire ho sbagliato, come aiutare l'anziano a fare un passo indietro e prendere coscienza dell'errore. E, qui ho io una domanda da fare, allora, o meglio, l'obiettivo è, allora, se abbiamo di fronte una persona anziana che ha tra l'altro anche un decadimento cognitivo, una demenza, voler fare questo passo indietro, aiutare la persona a prendere coscienza dell'errore, bisogna un attimo cercare di capire lì qual è il senso, cioè perché devo far notare, voglio che la persona sia consapevole del suo errore.
Perché dico questo? Anche perché molto probabilmente l'errore che ha fatto la persona con demenza è anche un errore, il più delle volte forse non consapevole. Quindi mettere davanti a un errore la persona che ha fatto, come dire, mettere la persona con demenza davanti a un errore che ha commesso, si può, tra virgolette, fare, per carità è lecito, però cerchiamo di capire qual è l'obiettivo, perché se l'obiettivo è cercare di costruire una rete sociale, affettiva, più serena, perché magari alcune parole possono averci ferito, ecco, possiamo provare a piuttosto a dire hai detto questo, hai detto quell'altro, chiedere come mai, ecco. Quindi l'errore nell'anziano con demenza, come avevo ancora detto prima, cerchiamo di capire in realtà qual è il bisogno dell'anziano. Mentre rispetto a un anziano senza demenza, non riesco bene a cogliere la domanda, scusatemi, dimmi tu Chiara se... Intende dire, adesso chiediamo a Marco se in effetti è così, forse intende dire come fare ad aiutare una persona anziana, che magari qui ci aggiungo io una parentesi particolarmente cocciuta, e come fare ad aiutare questa persona a fare un passo indietro, a riconoscere un errore che ha fatto, potrebbe essere questa la domanda. Nel qual caso mi viene da dire che funziona, cioè come dire, sì, ok, grazie Marco, che funziona un po' come per tutte le persone, nel senso che ci potrebbe essere una difficoltà, scusate, una diversità di opinioni, molto banalmente, e di nuovo, a meno che non ci siano situazioni particolari che adesso faccio un po' fatica ad immaginare, esclusa la demenza, come diceva la collega, niente, scusate, non è che poi l'anzianità cambi le cose rispetto a questi aspetti, cioè non è che una persona anziana che sbaglia o che fa un errore, di nuovo, se non ci sono delle cause a livello organico, a livello patologico, debba essere aiutata più di un trentenne che tiene il punto su qualcosa e magari sbaglia, ecco, quindi non, può darsi che siano in effetti idee discordanti, molto semplicemente. Ok. Allora, vedo che poi ci sono altre due domande che volendo in realtà riguardano più la parte proprio dell'anziano nel momento in cui insorge la demenza, quindi se per voi va bene, visto anche l'orario, inizierei a introdurre la mia parte e poi alla fine della mia spiegazione vi chiedo casomai di riscrivere queste domande se non avete trovato una vostra, come dire, una risposta che pensiate insomma possa essere esaustiva. Ok. Ah, prima di andare avanti, era anche stato chiesto se è possibile ricevere le slide. Allora, come ho risposto, per le slide potete scrivere direttamente a studi cognitivi. Alla fine della mia presentazione vi darò anche l'indirizzo, così che poi sarà direttamente la segreteria di studi cognitivi a inviarvi le slide. Ok. Quindi se siete tutti d'accordo, se Chiara tu sei d'accordo, inizierei anche io con la mia presentazione. Ok. Allora, si vede la presentazione a schermo intero, giusto? Esatto. Ok. Perfetto. Allora, mentre la dottoressa Manfredi quindi prima ci ha un po' spiegato quelli che sono i cambiamenti sociali, relazionali ed emotivi che tipicamente avvengono nell'invecchiamento, invece adesso vi presento i cambiamenti fisici, biologici e cambiamenti cognitivi. In particolare, quando partiamo dai cambiamenti biologici, quello che noi vediamo è che con l'avanzare dell'età, quindi con l'invecchiamento, tutti i nostri organi in un qualche modo vanno incontro a dei cambiamenti nella loro anatomia, nella loro struttura. Questi cambiamenti fanno sì che anche l'efficienza, la funzionalità in realtà di questi organi venga meno e in un qualche modo venga a modificarsi. E in particolare vediamo che i principali bersagli che vanno incontro alle modificazioni biologiche sono ad esempio la vista e l'udito. Vediamo come questi tipi di cambiamenti più delle volte possono anche comportare una difficoltà nella comunicazione, anche nella socializzazione alla persona. Abbiamo poi anche delle modifiche a carico del tessuto tegumentario, quindi della pelle che perde la sua elasticità e quindi insorgono le cosiddette emerughe. Abbiamo cambiamenti anche a livello dell'apparato muscolo-scheletrico che quindi vanno a comportare la riduzione della mobilità, poi ancora a carico del sistema respiratorio, cardiovascolare
il più delle volte li percepiamo con questo senso di fatica che emerge in maniera più forte, e infine i cambiamenti si verificano in particolare a livello del sistema nervoso centrale, che è l'organo su cui noi oggi ci focalizzeremo. In particolare, quando parliamo di sistema nervoso centrale, dobbiamo fare riferimento al midollo spinale e al cervello. E in particolare, quando pensiamo al cervello, noi dobbiamo capire come è fatto. Allora, la cellula di cui è composto il nostro cervello è il neurone. Nell'immagine che vedete qui a fianco, vi ho presentato il neurone. Come è fatto? Il neurone è costituito da un lungo prolungamento, definito assone, la cui funzione è quella di condurre l'impulso elettrico, che rappresenta il tipo di informazione che i neuroni utilizzano per comunicare. Sopra poi al corpo del neurone troviamo delle piccole ramificazioni che vengono chiamate dendriti, la cui funzione è quella di ricevere l'informazione proveniente dagli altri neuroni. Per cui quello che alla fine si ottiene è che i diversi neuroni, attraverso i loro assoni, inviano gli impulsi elettrici a un altro neurone che riceverà l'informazione attraverso i dendriti. Attraverso i dendriti. Quello che quindi si viene a creare è una connessione tra neuroni che si chiama sinapsi. Perché vi ho fatto questo preambolo? Non per diventare tutti neurologi o scienziati, ma per spiegarvi come proprio i neuroni, e quindi proprio le connessioni sinaptiche, subiscono profonde modifiche durante l'invecchiamento. In particolare quello che vediamo è che si riduce con il passare degli anni il numero dei dendriti. Se il numero dei dendriti diminuisce, e avendo i dendriti la funzione di ricevere le informazioni da neuroni, voi capite come anche la possibilità dei neuroni di comunicare venga meno. E ancora un altro aspetto, un'altra modifica che succede è la perdita quantitativa, proprio a livello di numerosità dei neuroni, in particolare in tre aree e zone specifiche del nostro cervello, quale l'area prefrontale, il lobo temporale, che invece è tratteggiato in blu, e poi l'ippocampo. Con la morte dei neuroni, in particolare in queste aree, quello che succede è che quindi il cervello si riduce nel suo peso e si riduce anche nel volume. Quindi vediamo come i cambiamenti a carico del cervello, quindi i cambiamenti neurobiologici, vanno anche in un qualche modo ad impattare su quella che è la funzione del cervello. E il cervello, la funzione che svolge è quello di assisterci in tutte le attività che noi comunemente svolgiamo nella nostra vita quotidiana. Pensate a quando parliamo con un amico, piuttosto che quando pianifichiamo le cose da fare, piuttosto che ci mettiamo a fare dei calcoli. Bene, tutte queste abilità, quindi tutte queste funzioni che sono quindi l'attenzione, la memoria, il ragionamento, il linguaggio, le abilità di calcolo, altro non sono che le funzioni cognitive che ci sono rese possibili proprio grazie al cervello. Cosa succede però? In virtù dei cambiamenti neurobiologici che interessano il cervello con l'invecchiamento, anche il funzionamento cognitivo si riduce. Ma attenzione, questo calo cognitivo che si verifica con l'invecchiamento è un calo fisiologico, ossia è un calo normale. Quindi non allarmiamoci, non pensiamo già alla demenza, non pensiamo già al decadimento cognitivo, ma è normale. E in particolare adesso cerchiamo di capire quali sono quei cambiamenti normali. Allora, come potete vedere qui dal grafico, allora voi in basso trovate gli anni e da quest'altra parte invece indico il livello di prestazione, di qualità della prestazione. Tanto più andiamo in alto, tanto più quella prestazione sarà efficace. Cosa vediamo? Vediamo che noi possiamo dividere il funzionamento cognitivo e quindi l'intelligenza in un qualche modo in due grandi aree. Da una parte abbiamo l'intelligenza cristallizzata, che fa riferimento a quelle conoscenze che sono state acquisite nel corso degli anni e che quindi sono ormai consolidate. Esempio, qual è la capitale dell'Italia piuttosto che della Francia? Questo tipo di conoscenze raggiungono il loro apice all'incirca intorno ai 20 anni. Ma come potete vedere dal grafico, con il passare degli anni diminuisce un pochettino l'efficacia e l'efficienza di questa capacità. Quindi possiamo dire che bene o male resta abbastanza stabile nel corso del tempo.
Quello che invece va incontro a un calo più significativo, ma che ripeto è normale, è un altro tipo di intelligenza, ossia la cosiddetta intelligenza fluida, che è quella che ci consente di acquisire nuove abilità. In particolare quello che vediamo è che l'intelligenza fluida, anche questa raggiunge più o meno il suo apice attorno ai 20 anni, ma in maniera normale e naturale, con il passare degli anni, vedete che la curva piano piano scende. Il che vuol dire che questa capacità viene meno un pochettino alla volta. Vediamo meglio quali sono quelle abilità che troviamo in questa curva, quindi che tendono a diminuire in maniera normale col passare degli anni. Quello che vediamo è che diminuisce la capacità di apprendere nuove informazioni, così come anche la capacità di svolgere più azioni contemporaneamente, in un qualche modo diventa più difficoltosa. Quindi questo cosa vuol dire? Che con il passare degli anni, con l'avanzare dell'invecchiamento, concediamoci la possibilità di fare una cosa alla volta, perché questo ci consente poi di poterla fare meglio. Quindi conoscere questi cambiamenti che avvengono in maniera naturale e normale ci consente anche in un qualche modo di capire come possiamo essere naturalmente più efficienti da anziani. Quindi non diamoci fretta, non diamoci pressioni, facciamo una cosa alla volta. Ancora, tipicamente noi diciamo che l'anziano è lento. Non è che sia lento a caso, è lento perché la velocità attraverso la quale elabora le informazioni si rallenta, così come si rallenta in maniera naturale anche la velocità attraverso la quale esegue le sue azioni. Ancora, viene anche un po' meno la capacità di ricordare gli avvenimenti che sono avvenuti nel passato un po' più recente, per cui la frase tipica, non mi ricordo cos'è successo scorsa settimana, ma mi ricordo cos'è successo 20 anni fa, mi ricordo addirittura come ero vestito, dove ero, ecco, è normale. Quindi quando fate questo pensiero e lo condividete a voi stessi ad alta voce o con qualcun altro, non preoccupatevi, non è demenza, è normale. Ancora, un'altra modifica che avviene con l'invecchiamento è la minore capacità di escogitare nuove strategie. Attenzione qua, prima la collega diceva che gli anziani hanno migliori strategie, è vero, le migliori strategie ricordiamoci che però sono quelle già prese. Quello che siamo meno capaci di fare quando invecchiamo è di inventare, tra virgolette, delle nuove strategie, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci troviamo di fronte a situazioni, di fronte alle quali non ci siamo mai trovati o a imprevisti completamente nuovi, è più facile che la persona anziana abbia difficoltà a trovare dei modi per adattarsi a questa nuova situazione piuttosto che a trovare dei modi per ovviare al problema che si è presentato. Ancora un altro cambiamento che accade sempre nell'invecchiamento è la maggiore distraibilità. E a tal proposito voglio farvi vedere delle immagini di risonanza. Allora, in particolare, qui di fronte a voi avete delle immagini di risonanza magnetica funzionale che rappresentano il cervello. Intanto, che cos'è la risonanza magnetica funzionale? La risonanza magnetica funzionale è simile alla cosiddetta normale risonanza magnetica, ma quello che ci dà in più, quella funzionale, è la possibilità di vedere il cervello in azione. Vale a dire, ci permette di vedere quali sono le aree del cervello che sono attive in quel compito, quindi quelle aree che ci permettono di svolgere quel compito specifico. Mi raccomando, la risonanza magnetica funzionale viene tipicamente utilizzata per scopi di ricerca, quindi non si può chiedere al medico di base piuttosto che allo specialista di farvi prescrivere una risonanza magnetica funzionale per vedere il vostro cervello in azione. Questo purtroppo non si può fare. Ad ogni modo, nell'immagine che vedete qui di fronte a voi, che è tratta dallo studio di Chadwick, Zanto e Gazzali del 2014, quello che vediamo è che i partecipanti a questa ricerca sono stati divisi in due gruppi. Da una parte avevamo dei giovani adulti, dall'altra parte degli anziani senza patologie neurologiche. A entrambi i gruppi di partecipanti veniva chiesto di memorizzare dei volti che venivano presentati sullo schermo, e mentre venivano presentati questi volti da memorizzare, quindi ai quali loro dovevano volgere la loro attenzione, venivano anche però presentati dei paesaggi. Il compito quindi che era da svolgere era quello, nel momento in cui emerge un'immagine finale,
La persona deve dire se quell'immagine combacia, quel volto combacia al volto che è stato visto precedentemente quando è stato proiettato assieme al paesaggio oppure no. Cosa succede? Succede che i giovani adulti hanno avuto una prestazione migliore in questi compiti, a questo compito rispetto agli anziani. E in particolare la migliore prestazione dei giovani adulti è dovuta al fatto che in questo compito, negli adulti, nei giovani adulti, si sono attivate le aree prefrontali e si sono attivate anche altre aree del cervello a livello più posteriore, parietale posteriore. Come vedete, invece, negli anziani, vediamo che l'attivazione delle aree posteriori è molto meno diffusa. E invece non vediamo attivazione nelle aree prefrontali. Se vi ricordate, le aree prefrontali sono proprio quelle aree nelle quali si registra una riduzione dei neuroni con l'invecchiamento. Quindi vedete che la minore capacità dell'anziano rispetto al giovane adulto nell'eseguire questo compito è dovuto proprio a come cambia il cervello. Ok? Quindi, se prima abbiamo parlato di quelli che sono i cambiamenti normali dell'invecchiamento, adesso però cerchiamo di capire quali sono i cosiddetti campanelli di allarme ai quali dobbiamo prestare la nostra attenzione. In particolare, tra i campanelli di allarme entra sicuramente il senso di confusione, il disorientamento che la persona ha negli spazi, negli ambienti che sono familiari. Per cui, ad esempio, la persona fa fatica quando magari a casa del figlio a ricordarsi che tragitto deve fare per andare in bagno, piuttosto che non si ricorda come andare da casa sua al tabacchino dove è andato magari per 40 anni. Piuttosto che un altro tipo di disorientamento che può emergere, quello temporale, per cui la persona non semplicemente inizia a sbagliarsi data, ma magari inizia soprattutto a confondere gli anni. Quindi siamo nel 2020 e pensa invece di essere nel 1950. Ok, questo inizia ad essere problematico. Piuttosto che siamo in piena estate e la persona invece pensa di essere in autunno, pensa di essere a settembre-ottobre. Quindi quando emergono segnali di questo tipo, iniziamo a porci un punto di domanda. Altri cambiamenti da monitorare sono, ad esempio, la difficoltà della persona nel recuperare il discorso, perché magari è stata interrotta e quell'interruzione ha fatto sì che la persona facesse fatica a recuperare quello, a ricordare quello che stava dicendo prima. O ancora la persona inizia ad avere difficoltà nel ricordare i nomi dei nipoti, i nomi dei familiari, i nomi degli amici. Quindi se la persona non si ricorda il nome del nipote, questo deve iniziare a insospettirci. Se la persona invece non ricorda il nome di un conoscente che ha visto 2 volte in tutto l'anno, quello non è un cambiamento che ci deve allarmare, ok? Un'altra difficoltà può essere invece quella di nominare correttamente gli oggetti, per cui quello che succede è che qui davanti abbiamo una penna e la persona anziché chiamarla penna, magari la chiama spazzolino. O piuttosto, anziché dire penna, la persona ha difficoltà nel ricavare, nel trovare esattamente questa parola e quindi fa delle cosiddette circonlocuzioni, per cui dice: mi dai quella cosa che serve per scrivere? Ecco, quando queste circonlocuzioni diventano frequenti, questo è un campanello da monitorare. Piuttosto che la persona inizia ad avere difficoltà nel seguire le conversazioni, a parlare, a scrivere, a leggere, o piuttosto iniziano ad emergere cambiamenti di umore, quindi ansia, depressione piuttosto che irritabilità. Quando tutto questo inizia ad emergere, è opportuno valutare e chiedersi se questi cambiamenti sono indicativi del normale invecchiamento, se sono invece indicativi di una demenza. Cosa possiamo fare per scoprirlo? Possiamo rivolgerci a uno psicologo che è formato in neuropsicologia, quindi ci rivolgiamo al neuropsicologo. Cosa fa lo specialista? Quello che farà è svolgere una valutazione neuropsicologica, ossia farà un'indagine attraverso l'utilizzo di test standardizzati, che altro non sono che esercizi, se vogliamo così chiamarli in maniera anche più semplice, attraverso i quali cercherà di capire se le funzioni cognitive, quindi l'attenzione, la memoria e il linguaggio, sono ancora integre, quindi se funzionano ancora bene,
o se invece il calo a cui sono andata incontro è un calo che invece fa sospettare una demenza. Un aspetto molto importante per la valutazione neuropsicologica, oltre ai test da somministrare al paziente, è anche il colloquio con il familiare, o meglio con un caregiver che si occupa del paziente, quindi con una persona che si prende cura. Questo perché? Perché questo permette di raccogliere informazioni molto importanti rispetto alla storia del paziente e in particolare all'insorgenza dei sintomi. Un altro aspetto sicuramente importante che emerge nel colloquio con il caregiver è capire anche come in realtà la demenza, il decadimento cognitivo del paziente, quando sono presenti, in che modo stanno iniziando ad impattare anche sullo stato emotivo del caregiver, che è un aspetto non secondario nel momento in cui insorgono le demenze. Quello che adesso voglio farvi vedere, quindi, dato che abbiamo detto che ci sono dei cambiamenti normali con l'invecchiamento e che alcuni cambiamenti invece possono essere indicativi di una demenza, voglio mostrarvi in questa slide come reagisce in maniera diversa il cervello di un giovane adulto, di un anziano senza patologie degenerative e quello invece di un anziano che è affetto da una demenza di tipo di Alzheimer a un grado lieve. In particolare, i partecipanti che appartengono a queste tre diverse categorie di età, nella ricerca a cui faccio riferimento, era stato chiesto di svolgere un compito di memoria. In poche parole, loro dovevano ricordare, memorizzare quale facce, quali volti erano associati a quali nomi. Quindi dovevano memorizzare l'associazione volto-nome. Quello che vediamo è che i giovani adulti hanno avuto le prestazioni migliori e in particolare le prestazioni migliori sono proprio legate all'attivazione dell'ippocampo, che è una delle strutture principali coinvolte nella memoria. Ancora invece gli anziani senza patologie neurodegenerative hanno anche loro avuto dei buoni risultati, meno buoni in un qualche modo però rispetto a quelli dei giovani adulti. E quello che vediamo è che comunque anche nell'anziano abbiamo comunque una risposta ippocampale, cosa che invece non emerge nel cervello degli anziani affetti da demenza. Quindi questo è quello che vediamo nel momento in cui insorge la demenza. Quindi il cervello in un qualche modo risponde meno o a volte non risponde a quelli che sono i compiti, le attività cognitive che interessano la persona. E in particolare, quindi adesso cerchiamo di capire quando parliamo di demenza a cosa facciamo riferimento. Allora, la demenza, teniamo conto che è un termine cosiddetto ombrello. Perché? Perché quando parliamo di demenza noi in realtà facciamo riferimento a un insieme, a diverse patologie che hanno una caratteristica in comune molto specifica, che è il progressivo e diffuso decadimento delle funzioni cognitive. Ed è proprio questo decadimento cognitivo che nelle demenze va a compromettere l'autonomia della persona e a influenzare negativamente la sua qualità di vita e anche la qualità di vita di chi si prende cura della persona con demenza. Quindi, attenzione, perché quando parliamo di demenza, come vi anticipavo prima, quindi è un termine ombrello, quindi quando usate il termine demenza senile in realtà state facendo un errore. Perché questo? Perché in realtà non è chiaro, quando si usa il termine demenza senile, qual è l'eziogenesi in un qualche modo che ha portato a quella patologia. Quindi non è chiaro che tipo di demenza è, ok? Quindi se mai vi dovesse capitare di ricevere una diagnosi di demenza, dovesse capitare a un vostro caro di ricevere questo tipo di diagnosi, pretendete che vi venga spiegato che tipo di demenza è, non accettate semplicemente che vi venga detto che sia una demenza senile. Cercate di capire meglio. Questo soprattutto quando la demenza viene riconosciuta nelle fasi iniziali. Questo perché esistono vari tipi di demenza. In questa immagine ve ne riporto solo alcune. Quella che più conosciamo, perché è più diffusa, è sicuramente la malattia di Alzheimer. Dopo di questo abbiamo poi le demenze di tipo vascolari, che sono così definite perché il decadimento cognitivo in questo tipo di patologie è dovuto a
l'accumularsi di effetti cerebrovascolari, come ad esempio ictus piuttosto che emorragie. Altri tipi di demenze sono poi quella Corpi di Levi, la demenza frontotemporale. Queste sono quelle a maggiore incidenza nella popolazione a livello mondiale, ma in realtà poi vi sono un'infinità di tante altre tipologie di demenza. Quindi la cosa importante è che voi capiate, quindi non accontentatevi della semplice etichetta, ma cercate di capire meglio. Quindi pretendete dallo specialista che vi spieghi meglio il tipo di demenza, soprattutto quando siete in una fase iniziale di demenza. Adesso però cerchiamo un attimo di capire quali sono però quei grandi cambiamenti neuropsicologici che avvengono quando questo tipo di patologia insorge. In particolare, quello che vediamo è che i cambiamenti avvengono in particolare in tre aree principali, quali l'attenzione, la memoria e il linguaggio. A livello attentivo, il grande cambiamento che si osserva è la difficoltà della persona a prestare attenzione in maniera volontaria a una cosa specifica. Vale a dire che la persona è costantemente, non semplicemente distratta, ma bensì la sua attenzione è catturata dai diversi stimoli. Per cui vi faccio un esempio molto banale. Vado a fare la spesa con il mio nonno, la mia nonna, piuttosto che con il mio genitore che so che è affetto da demenza e gli chiedo di andarmi a prendere la farina. Ecco, quello che succede è che nel momento in cui il nostro caro è nel banco per prendere la farina, non c'è solo un tipo di farina, si troverà di fronte vari tipi di farina e questo è già un primo elemento che porterà un senso di confusione al nostro caro. Ancora quello che emerge è che oltre al pacco di farina, il più delle volte di fianco c'è anche il pacco di zucchero, il pacco del sale. Quindi l'attenzione del nostro familiare verrà catturata anche da questi stimoli. Quindi la difficoltà di cercare con la propria attenzione il pacco di farina che mia figlia o mia nipote mi aveva chiesto diventa molto più difficile. Quindi capite come questo deficit a livello attentivo può iniziare ad impattare anche nella vita della persona. Quindi, in questo caso, che piccolo accorgimento possiamo avere? Ecco, anziché andare a fare la spesa nel grande centro commerciale, nel grande supermercato, privilegiamo il piccolo negozio sotto casa. Perché? Perché nel piccolo negozio sotto casa ci sono meno cose che possono distrarli. E poi perché nel piccolo negozio sotto casa, magari proprio perché c'è il commerciante, io posso beneficiare dell'aiuto del commerciante per fare la mia piccola spesa. Ok? Quindi questo è un piccolo accorgimento da poter avere per ovviare a un deficit attentivo che inizia a insorgere nella demenza. O ancora altri cambiamenti si manifestano a livello della memoria, e in particolare quello che tipicamente osserviamo cioè è la classica difficoltà a ricordare gli appuntamenti, no? Quindi se abbiamo un nonno, un familiare con demenza, anziché dire guarda, ricordati che tra una settimana dobbiamo andare dal dottore, ecco, piuttosto che fare questa cosa, creiamo un calendario con il nostro nonno, il nostro genitore. Possibilmente non utilizziamo i calendari classici commerciali, questo semplicemente perché il più delle volte hanno delle scritte molto piccole, sono molto ravvicinate, quindi questo può essere un elemento di confusione per la persona. Quindi facciamone uno insieme, con delle scritte belle grandi, e se abbiamo un appuntamento, annotiamolo sul calendario. In questo modo daremo la possibilità al nostro caro di ovviare al deficit di memoria che inizia ad emergere attraverso un ausilio concreto che gli permette di mantenere una buona efficienza nella vita quotidiana, ossia gli permette di continuare ad andare ai suoi appuntamenti dal medico, così come dal parrucchiere o dal barbiere. Ancora un'altra difficoltà che emerge, ad esempio, è quello di apprendere nuove informazioni. Quindi questo come lo possiamo vedere? Lo possiamo vedere quando siamo a casa, siamo con il nostro familiare, gli raccontiamo quello che abbiamo fatto il fine settimana e poco dopo 10 minuti, mezz'ora dopo, vediamo che il nostro familiare ci chiede di nuovo cosa hai fatto questo fine settimana. Ecco, anziché intervenire in maniera irritata, dicendo te l'ho detto poco fa,
cerchiamo di intervenire in una maniera diversa, perché ricordiamoci, la persona ce lo chiede di nuovo non perché non ci ha ascoltato, ma proprio in virtù di questi deficit di memoria che iniziano ad intervenire. Quindi un modo, in un qualche modo, per ovviare a questo deficit potrebbe essere quello di fare delle foto, soprattutto di momenti significativi della vita, che può essere un compleanno piuttosto che un altro momento di ritrovo piacevole, quindi significativo dal punto di vista emotivo, fare delle foto e stamparle. Ecco, è importante stamparle e non tenerle semplicemente dal telefonino, anche perché tenete conto che le persone con demenza hanno un'età molto avanzata, se è subentrata la demenza, la difficoltà nell'utilizzare questi dispositivi tecnologici per loro è maggiore. Quindi stampiamo queste foto e proviamo a ricordare, a condividere con loro quello che era successo quel giorno in cui abbiamo scattato la foto. Questo ovviamente non permetterà al nostro caro poi di ricordare gli avvenimenti specifici che sono immortalati in quella foto, ma piuttosto saranno in qualche modo un, come dire, un'appendice emotiva di quello che è successo in quel momento che è stato immortalato con quella foto. Altri cambiamenti ancora invece avvengono a livello del linguaggio. Tipicamente cosa succede? Quello che vediamo è la classica ripetitività, no? Quindi le solite frasi che si ripetono, o piuttosto anche la tendenza, quello che vediamo, a utilizzare delle frasi fatte, o ad esempio delle parole passepartout, dove le parole passepartout sono delle parole in realtà generiche che fanno riferimento a un oggetto bene non definito. Vi faccio un esempio molto semplice. Vai di là, prendi quel coso. Vai di là, là, voi capite perché ho anche una parola passepartout? Perché in realtà non indica esattamente dove. Quindi non capiamo in realtà il messaggio che la persona ci sta veicolando. Piuttosto che prendi quel coso, coso che cos'è? Ecco, dal momento in cui questo tipo di cambiamento subentra nella demenza e non possiamo arrestarlo, non possiamo evitarlo, anziché intervenire anche qui in maniera irritata e dire non si capisce niente di quello che hai detto, cerchiamo di stimolare il nostro caro a parlare, cioè, oppure semplicemente chiediamogli di venire con noi e dimostrarci lui dove voleva andare, cosa voleva prendere. Quindi in questo senso cerchiamo di essere proattivi, cerchiamo di essere inclusivi anziché giudicanti rispetto a quelli che sono i deficit che emergono. E ancora un altro cambiamento importante che si osserva poi nelle demenze è l'impoverimento lessicale. In altre parole, quello che succede è che il tipo di parole, la numerosità di parole che la persona utilizza nel linguaggio comune inizia sempre di più a diminuire. A volte l'impoverimento lessicale può arrivare fino alla tendenza, in un qualche modo anche al mutismo del nostro caro. Quindi come possiamo ovviare a questa cosa? Ecco, stimoliamolo a parlare, stimoliamo il dialogo. Non c'è bisogno di fare grandi conversazioni, di parlare di grandi temi, ma basta semplicemente chiedere cosa hai fatto oggi, che bella maglia che hai, quindi fare un commento di questo tipo. Basta dalle piccole e semplici cose stimolare il dialogo. Questo proprio per far sì che questa funzione cognitiva in un qualche modo venga ancora allenata, anziché essere lasciata e quindi far sì che deteriori in maniera ancora più velocemente. Quindi questi sono i cambiamenti che insorgono dal punto di vista cognitivo nelle demenze. Quello che emerge però, sempre nelle demenze, sono anche altri tipi di alterazioni che in particolare riguardano l'aspetto emotivo comportamentale. In particolare quindi vediamo l'insorgere della depressione, dell'apatia, piuttosto che stati di euforia. Ancora la persona può essere più disinibita e la disinibizione possiamo vederla sia a livello comportamentale che a livello verbale. Per cui in altre parole cosa può succedere? Può succedere che la persona, che è sempre stata molto attenta, molto educata, all'improvviso inizia a fare commenti o considerazioni fuori luogo poco opportune. Ecco, non è che è diventata una persona inadeguata, non è una persona inadeguata, è semplicemente una persona che a seguito della demenza ha una maggiore disinibizione. Okay.
Cos'altro emerge? Emerge anche aggressività, aumenta lo stato di agitazione, possono emergere anche dei deliri, delle allucinazioni. Ci sono anche dei disturbi del sonno. Tipicamente quello che può succedere è l'inversione del ritmo sonno-veglia, per cui la persona è molto attiva la sera piuttosto che il giorno tende a dormire tutto il tempo. O ancora può emergere anche un'alterazione del comportamento alimentare, che può manifestarsi o attraverso la selettività di alcuni cibi, alimenti o piuttosto la tendenza a non mangiare magari cibi ed alimenti che invece una volta erano molto graditi alla persona. Altri poi di comportamenti, di alterazioni che emergono è l'attività motoria aberrante, che altro non è che un'attività ripetitiva che è completamente afinalistica. Ad esempio, la tendenza a prendere il vestito e continuare magari a stropicciarlo, o piuttosto cercare di mettersi in ordine la maglia e il vestito, pure in realtà non essendo stropicciato, o piuttosto aprire e chiudere il cassetto, aprire e chiudere il cassetto, o piuttosto aprire il cassetto e muovere le cose, tipo con l'idea di mettere in ordine, senza però l'intenzionalità di fare questa cosa. Quindi ecco, questi sono i cambiamenti che subentrano nelle demenze e che vanno in realtà ad interessare non solo l'aspetto cognitivo, ma anche l'aspetto emotivo comportamentale. Cosa possiamo fare quindi nel momento in cui subentra la demenza e cosa possiamo fare per prevenire in realtà la demenza? Quello che l'Organizzazione Mondiale ci suggerisce e di recente, in particolare nel maggio dell'anno scorso, ha proprio fornito delle linee guida basate sull'evidenza scientifica che sottolineano l'importanza di interventi preventivi negli anziani che hanno un funzionamento cognitivo normale e negli anziani invece che iniziano ad avere una forma di decadimento cognitivo. Cosa possiamo fare con queste categorie di popolazioni? Quello che possiamo fare è attivarci con dei training cognitivi, dove il training cognitivo consiste in programmi di riabilitazione che sono volti proprio ad allenare alcune funzioni cognitive, o in particolare quelle funzioni cognitive, dove la persona inizia ad avere qualche difficoltà. Piuttosto invece, quando è già subentrata una forma di demenza, e quando in particolare la demenza è ancora un grado lieve piuttosto che moderato, si può intervenire attraverso la stimolazione cognitiva, che a differenza del training cognitivo è volta a proporre degli esercizi che in realtà si avvicinano molto di più a quelle che sono le attività che permettono alla persona di mantenere l'autonomia nella vita quotidiana. Per cui un tipo di stimolazione cognitiva può essere volto a lavorare piuttosto sull'uso del calendario, piuttosto che ad utilizzare, a creare un book fotografico o a ripercorrere l'albero genealogico della propria vita. Per fare che cosa? Per consolidare sempre di più quelle informazioni che riguardano la propria vita, quindi che riguardano la propria autobiografia e che a causa proprio della demenza, col passare degli anni, possono venire meno. Ok? Quindi la stimolazione cognitiva è volta a stimolare il funzionamento cognitivo in maniera globale, proprio in quelle attività che consentono di mantenere il più possibile l'autonomia della persona. E un aspetto molto importante della stimolazione cognitiva a volte può essere anche il lavorare in affiancamento con il caregiver, quindi con chi si prende cura della persona con demenza, affinché una volta arrivati a casa, il caregiver possa aiutare il proprio caro a gestirsi in un qualche modo in quelle che sono le difficoltà che iniziano a subentrare. Quindi queste sono quelle che possono essere le possibili soluzioni preventive o di azione nelle fasi iniziali della demenza, quando in particolare è ancora di grado lieve e moderato. A questo punto, quindi, avviandoci alla conclusione, che cosa abbiamo imparato oggi? Quindi, pochi concetti, speriamo vi siano rimasti impressi e speriamo di essere riusciti a lasciarvi. In particolare,
quello che speriamo che vi portiate a casa è che l'invecchiamento non è una malattia. L'invecchiamento è una fase naturale della vita ed è una fase che si può vivere in maniera con piena salute fisica, cognitiva ed emotiva. Quindi si può invecchiare in salute. È però importante ricordarsi che ci possono essere delle patologie che subentrano nell'invecchiamento e che possono in un qualche modo rendere più difficile l'invecchiamento. Quindi parliamo di disturbi emotivi, piuttosto anche che la demenza. Cosa possiamo quindi fare in virtù di questo rischio, della possibilità che possono insorgere questi tipi di disturbi? Prenderci cura di noi stessi, possibilmente non solo quando abbiamo 70 anni, 80 anni, ma iniziando a farlo già prima. Quindi prendiamoci cura delle nostre emozioni, prendiamoci cura delle nostre relazioni e prendiamoci cura del nostro cervello. E per concludere vi lascio con una frase di David Bowie, in cui dice che l'invecchiamento è un processo straordinario in cui ognuno diventa la persona che avrebbe sempre dovuto essere. Grazie per la partecipazione e adesso tolgo la modalità della condivisione dello schermo per prendere le domande. Ok, grazie Anna. Allora, dunque, cerco di andare in ordine cronologico. Okay. Allora, Martina, che chiede se, dunque dice, rispetto alla perdita dell'autonomia, in che modo è più facile fare accettare... Martina chiede? Mi senti, Anna? Anna? Ti ho persa. Ok, ora ti ho, mi no, senti? Ti sento molto disturbata. Ora? Allora, aspetta che provo allora a risalire anch'io alle domande. Vai. Forse adesso ci sentiamo, Anna. Ok, sì, okay. Proviamo. Allora, Martina dice, rispetto alla perdita dell'autonomia, in che modo è più facile far accettare, ad esempio, di dover interrompere l'autonomia negli spostamenti in macchina quando le capacità cognitive di una persona non sono più adeguate per poterlo fare? In che modo spiegarlo e far accettare la cosa senza che una persona anziana si metta sulla difensiva? Ok. Allora, il modo più semplice, anche se il più delle volte è molto più difficoltoso, non tanto per la persona che affetta da demenza, ma è per il cosiddetto caregiver, è, come dicevo anche prima, andiamo a capire qual è il bisogno della persona e cerchiamo di rispondere a quel bisogno in una maniera diversa. Per cui molto semplicemente prendiamo l'auto. Quando arriva la sentenza del non si può più prendere l'auto, ecco, voi pensate che per la persona l'auto rappresenta la sua libertà in un qualche modo, perché mi permette di andare, esempio, in bocciofila, piuttosto che vado a trovare gli amici, piuttosto che vado al lago a farmi una passeggiata. Ecco, dire alla persona non puoi prendere la macchina perché il dottore ha detto non puoi, può essere difficoltoso da accettare, anche perché questo tipo di risposta rimandare alla persona l'idea che non funziona più come una volta. Quindi degli escamotage possono essere, ad esempio, abbiamo portato la macchina dal meccanico e il meccanico non l'ha ancora aggiustata. Oppure può essere ti accompagno io, andiamo insieme, quindi cercare di scoprire nella libertà che prima la persona viveva anche un senso di socialità e di condivisione. Una cosa che però ci tengo a precisare è che questi, tra virgolette, escamotage non hanno la funzione di prendere in giro la persona che è affetta da demenza, quindi non è che gli dico la macchina è dal meccanico per prenderlo in giro, ok? In realtà gli sto dicendo la macchina è dal meccanico, pur io sapendo che non è vero, perché è il modo meno stigmatizzante, meno giudicante, attraverso il quale la persona riuscirà anche ad accettare l'idea di non poter riprendere la sua macchina. Poi magari ce lo richiederà di nuovo il giorno dopo, ok, noi armiamoci di nuovo di quella pazienza e ridiamo lo stesso la risposta che gli avevamo dato il giorno prima. Quindi mi rendo conto quindi che la difficoltà principale il più delle volte non è per il paziente stesso affetto da demenza, ma per il caregiver che dice ma se faccio questa cosa mi sembra di offenderlo. Non lo state offendendo, lo state aiutando. Ok. Grazie.
Allora, Christian dice, prima di inviare un paziente con un sospetto decadimento cognitivo al neuropsicologo, quali test di screening consigliate di utilizzare per una valutazione cognitiva rapida, mini mental state examination o altro? Allora, il mini mental state examination è uno dei test di screening più diffusi che tipicamente vengono fatti anche talvolta dai medici di base. Questo un po' dipende anche dal tipo di background comunque scientifico e di lavoro anche del medico di base. Attenzione però, il mini mental, così come altri strumenti, allora bisogna un attimo capire qual è l'obiettivo in realtà, cioè se il nostro obiettivo è semplicemente dare l'etichetta diagnostica, quindi dire ok, la persona ha la demenza, punto, basta, mi metto in tasca questa diagnosi e non faccio altro, va benissimo anche un mini mental, anche se tenete conto che al mini mental possono non emergere nell'immediato alcuni deficit che sono già indicativi di un decadimento cognitivo importante, soprattutto quando a fare il mini mental è una persona che ha una scolarità elevata, o più che una scolarità elevata, una persona che nella vita un po' di tutti i giorni ha lavorato molto di più con il proprio cervello, ok? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la persona che fa il mini mental e che è sempre stata attiva da un punto di vista cognitivo, al mini mental prende un punteggio discreto che quindi non è indicativo di demenza, però in realtà potrebbe, visto in virtù della sua scolarità, essere indicativo in realtà di una demenza in atto. Quindi se il vostro obiettivo è l'etichetta diagnostica, potete semplicemente farvi fare un mini mental. E ripeto, questo lo fa il medico di base, piuttosto che lo fanno anche i geriatri nella loro valutazione multidimensionale dell'anziano. Se invece l'obiettivo è iniziare a capire, ma i deficit cognitivi che la persona di cui io mi prendo cura, dove avvengono e cosa posso fare, allora può valer la pena fare una valutazione neuropsicologica. Questo è assolutamente a vostra discrezione, dipende qual è il vostro obiettivo. Se il vostro obiettivo è cercare di intervenire laddove la demenza sta subentrando, approfondite. Se invece non vi interessa approfondire, tenetevi la semplice etichetta diagnostica. Questo è un po' in realtà l'approccio che si può avere anche per quanto riguarda le patologie più organiche, no? Cioè, di solito quando avete un problema dal punto di vista organico, quello che vi importa è che dico vi dia l'etichetta diagnostica o che vi aiuti a curare il problema. Ecco, cercate di avere questa stessa attenzione anche verso il vostro cervello, quindi verso le abilità cognitive, quindi non snobbate, passatemi un po' questo termine molto gergale, il decadimento cognitivo. Grazie. Allora, Silvia chiede, richiedere che sia specificato, a proposito, il tipo di demenza in fase di restituzione diagnostica è necessario per essere indirizzate a tipologie di intervento differenziate? Allora, soprattutto quando la demenza è in una fase iniziale, sapere esattamente il tipo di demenza è importante perché cambia il tipo di intervento, soprattutto con alcuni interventi farmacologici, perché ci sono alcuni farmaci che sono indicati per un certo tipo di demenza e non per un altro tipo di demenza. Quindi in questo caso richiedete l'etichetta diagnostica al neurologo piuttosto che al geriatra che vi fa la cosiddetta diagnosi in un qualche modo. Poi in genere quello che succede è che il neurologo e il geriatra, prima di arrivare a fare la cosiddetta diagnosi, ha richiesto la valutazione neuropsicologica che quindi viene approfondita dal neuropsicologo. Quindi in un qualche modo si interfacciano. Però sì, sapere il tipo di demenza ha importanza sia rispetto all'intervento farmacologico, mentre rispetto all'intervento più cognitivo può dare in qualche modo una traiettoria di quelle che saranno le altre aree che in un qualche modo a ruota inizieranno poi ad essere intaccate in un qualche modo. Quindi l'importanza è legata a questo aspetto di intervento. Ok, allora, ok, ne abbiamo ancora 4-5, provo ad andare veloce. Sì? Laura chiede, come si definisce una persona con demenza che continua a ripetere determinate parole o frasi?
vocalizzazione, verbigerazione, stereotipia verbale. Quali sono le differenze? Ok, allora, in realtà una persona che è semplicemente ripetitiva, la vocalizzazione in un qualche modo è quando tende a ripetere più delle sillabe in un qualche modo. Quindi quando chiedete in realtà definire che cos'è quella ripetizione di frasi, in realtà dipende proprio molto dal tipo di contenuto in un qualche modo. Quindi questo, come dire, entra molto nella manifestazione tipica in realtà della persona, e anche perché a seconda del tipo di ripetizione che può avere, può anche tra l'altro essere associata a tipi di demenze diverse in un qualche modo. Ok. Allora, Barbara chiede, questi cambiamenti, che stavi dicendo prima Anna, cioè attenzione, memoria, linguaggio, sono comuni a tutte le forme dementigene in generale? Allora, con l'avanzare della demenza, quindi quando arriviamo praticamente nella fase avanzata della demenza, tutte quante manifestano in un qualche modo le stesse difficoltà, ok? Quindi queste difficoltà attentive di memoria e del linguaggio le vediamo in tutte le demenze, sicuramente nelle fasi finali. Poi molte demenze sicuramente condividono nelle fasi iniziali alcune difficoltà. In genere le difficoltà attentive tendono ad essere un po' diffuse bene o male in tutte le demenze, mentre la memoria viene tipicamente più, come dire, intaccata nella demenza di tipo di Alzheimer, piuttosto che i problemi nel linguaggio tendono di più a emergere nella demenza frontotemporale, piuttosto che in altri tipi di demenze. Quindi le diverse tipologie di demenze possono insorgere con dei deficit cognitivi che interessano aree diverse. Con l'avanzare del tempo, però, tutte quante finiscono un po' nello stesso calderone. Ecco perché è importante, se si vuole intervenire quando si è in fase lieve. Ok. E Marco chiede, ci sono casi di comorbidità delle diagnosi delle demenze? C'è differenza tra una demenza per Alzheimer e una demenza frontotemporale o di altro tipo? Allora, la differenza, come dicevo prima, è prima di tutto dovuta dal punto di vista proprio di quella che è l'eziopatogenesi, no? In un qualche modo. Nella demenza di Alzheimer abbiamo delle placche che si formano all'interno del cervello che invece non sono presenti nella demenza frontotemporale, dove invece quello che si assiste nella demenza frontotemporale è più un'atrofia delle aree proprio frontali e delle aree temporali. Quindi l'origine di queste demenze è diversa, e questo ovviamente non riguarda solo queste due tipologie, ma riguarda tutte quante. Ecco perché sapere il tipo di demenza è importante per questo motivo. Proprio come dicevo anche prima, poi può cambiare anche il tipo di intervento. Ok. Allora, Cristina chiede, a chi inviare per farmaci? Geriatra o psichiatra o neurologo? Allora, tipicamente sarebbe più poi per carità, insomma, non voglio dare una risposta che possa creare malcontenti per qualcuno, non è questo il mio obiettivo, però diciamo che in linea di massima, se la persona anche abbondantemente oltre i 65 anni, il geriatra potrebbe essere lo specialista più adeguato. Questo semplicemente perché il geriatra, a differenza del neurologo, nella valutazione che fa, ha una valutazione multidimensionale della persona, il che non voglio dire che il neurologo trascura gli aspetti del paziente, non questo. Però il geriatra, in quanto geriatra, è specializzato proprio nell'occuparsi delle patologie dell'età anziana, ok? Quindi per un supporto farmacologico meglio rivolgersi al geriatra. Se poi però prima dell'insorgenza, tra virgolette, della demenza, e quindi prima dell'avanzare dell'età, la persona è stata seguita in passato per anni da uno psichiatra, quindi ha preso una magari terapie farmacologiche di tipo proprio somministrate dallo psichiatra, ecco, può essere utile rivolgersi allo psichiatra. L'ottimale sarebbe che vi rivolgeste al geriatra, e che il geriatra in un qualche modo si interfacci con lo psichiatra, soprattutto se ci sono delle terapie farmacologiche da lui somministrate che sono ancora in corso. Però ecco,
Personalmente vi dico meglio il geriatra. Se qualcun altro vi dice no, meglio il neurologo, per carità, non vi sta dicendo una sciocchezza, ecco, non è che vi sta mandando da uno specialista incompetente. Questo però è il mio parere clinico, ecco. Ok, allora vediamo se riusciamo a stare almeno nei tempi. Ti chiedo ancora due cose, Anna. Dunque, Gabriele chiede: mi sbaglio o ci sono anziani immuni a questa degenerazione o almeno in misura minima? Allora, in realtà non c'è tanto una, o meglio, più che parlare di immunità, dipende un po' da come noi trattiamo il nostro cervello, quindi dipende un po' dal nostro stile di vita. Per cui se dal punto di vista cognitivo, durante la nostra intera vita, quindi non solo quando diventiamo vecchi, ma durante la nostra intera vita, ci siamo sempre tenuti allenati dal punto di vista cognitivo, piuttosto che abbiamo avuto degli stili di vita sani, per cui non abbiamo fumato, non abbiamo fatto abuso alcolico. Su questo lo tengo molto a precisare che l'abuso alcolico con l'avanzare dell'età può portare all'insorgenza di una demenza, che non è quella di Alzheimer, quelle che abbiamo visto, ma un altro tipo di demenza. Quindi se abbiamo adottato degli stili di vita sani e quindi equilibrati e positivi, tutto questo in un qualche modo ci protegge dallo sviluppo della demenza. Una piccola attenzione, però, dobbiamo essere anche geneticamente un po' fortunati, nel senso che ci sono alcune patologie dementigene che hanno un carattere ereditario, per cui noi le abbiamo o ereditate da nostra mamma, nostra papà o piuttosto dallo zio che aveva la demenza, piuttosto che purtroppo nessuno in famiglia ha mai avuto la demenza, ma nel momento in cui sono stato, tra virgolette, fecondato, si è creato in me in realtà il gene che aumenta la probabilità che io sviluppi la demenza. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se dal punto di vista genetico abbiamo i cosiddetti geni che aumentano la probabilità della demenza, vuol dire che se nella nostra vita ci alleniamo poco dal punto di vista cognitivo e non abbiamo uno stile di vita sano, la probabilità di sviluppare la demenza sarà maggiore. Okay? Se invece non abbiamo, come dire, delle mutazioni genetiche che ci predispongono, questo non necessariamente però vuol dire che non sviluppiamo la demenza, proprio perché, come vi dicevo prima, se faccio abuso alcolico, in realtà io ho un'altissima probabilità di sviluppare comunque una demenza, che è molto diversa da quelle neurodegenerative, ma comunque pur sempre una demenza. Ok, e allora ne ho ancora due e mezzo. E Chiara nelle question and answers chiede: ho svolto il mio tirocinio post lauream in un RSA. Uno dei problemi maggiori in questa realtà, dal mio punto di vista, è il pericolo di perdere parte della propria dignità in quanto essere umano, dovuto alla perdita di autonomia strumentale. Come aiutare un soggetto anziano in questo caso? Allora, qui dipende poi anche molto dove aiutiamo, no, in realtà l'anziano, perché se siamo all'interno di una struttura, quindi già ad esempio di una RSA, come dire, il modo di in realtà che possiamo avere di aiutare l'anziano dipende molto anche dalle disponibilità e dalle caratteristiche della struttura. Questo ad esempio per dirvi come ci sono alcune strutture, che mi viene da dire un po' strutture un po' più all'avanguardia in un qualche modo, che per ovviare alle alterazioni emotivo-comportamentali che le persone hanno ad esempio creato degli spazi, delle stanze apposite che consentono attraverso la stimolazione multisensoriale, quindi che può passare attraverso la musica, piuttosto che anche i colori, piuttosto che anche letti ad acqua, può aiutare la persona a ridurre in un qualche modo queste alterazioni. Piuttosto che penso anche al vagabondaggio, che è un'altra cosa che può emergere nella demenza. Sicuramente ci sono alcune strutture che hanno creato dei corridoi specifici che consentono alla persona di continuare a vagabondare, quindi non c'è bisogno di dover intervenire farmacologicamente, quindi non c'è bisogno di sedare il paziente per evitargli questo. Quindi diamo la possibilità alla persona di viversi il suo vagabondaggio senza andare in un qualche modo ad impattare su di lui. Altre strutture ancora prevedono la possibilità di personalizzare le stanze piuttosto che, se non la stanza, anche la porta, di modo che
la porta di Anna piuttosto che la porta di Chiara siano in qualche modo un riflesso di loro e siano diverse perché indicative delle loro caratteristiche. Quindi questo, per quanto possa sembrare magari poco, in realtà è anche già un modo in un qualche modo per ridare quella dignità e quel senso di normalità a chi vive soprattutto all'interno di una struttura, quindi di un RSA. Grazie. E allora, volevo chiedere, Anna dice, volevo chiedere se la depressione può essere considerata un sintomo di una demenza o Alzheimer che sta arrivando, oppure una situazione che può evolversi in questo senso se non curata. Insomma, se curare per tempo una depressione può evitare o attenuare la demenza. Allora, interessante domanda questa qui, dato che poi tra l'altro ci collega molto di più proprio rispetto al nostro intervento. Allora, la demenza in alcuni casi può essere uno dei sintomi che precede, la cosiddetta demenza. Attenzione però, questo tipo di depressione, è in un qualche modo resistente a quelli che sono gli interventi sia cognitivo-comportamentali piuttosto che anche farmacologici che si mettono in atto quando si vive una depressione, ok? Quindi c'è una differenza fra depressione in termini di psicopatologia, così come ne ha parlato prima la dottoressa Manfredi, rispetto alla depressione che precede la demenza. In questo caso, infatti, l'altra differenza qual è? Che tipicamente la persona che ha una depressione, che è un campanello di allarme per la demenza, inizia già a presentare dei deficit cognitivi. Quindi cosa succede? Che io alla valutazione neuropsicologica questi deficit li vedo già. Al contrario, una persona che ha una depressione e basta in un qualche modo, alla valutazione neuropsicologica non presenta quei deficit cognitivi. Ad ogni modo, anche se la depressione non è indicativa magari di una possibile demenza, occuparsi di questa di questo disturbo, di questa difficoltà è importante, non solo perché magari ci può, può in un qualche modo ridurre il rischio di demenza, anche se sicuramente non è, l'unico fattore che mi può portare a fare la demenza, ma semplicemente perché tanto mi consente di migliorare la qualità della mia vita mentre vivo la depressione, ok? Le ultime, ultime, ultime. Allora, ci può accennare qualcosa sulle demenze cosiddette precoci? Quali sono le strategie in questi casi? Allora, in realtà tra le demenze più precoci, una delle più precoci, più che altro perché ha una maggiore ereditarietà, è la demenza frontotemporale, che tende ad esordire con alcune varianti. Può avere una variante più comportamentale, quindi le prime cose che iniziano ad emergere sono tutte le alterazioni di cui vi ho parlato prima, quindi maggiore disinibizione, aggressività e via dicendo, piuttosto che può andare più su una variante di tipo linguistico, quindi iniziano ad emergere in primis le difficoltà a livello del linguaggio, quindi la persona ha difficoltà a nominare gli oggetti piuttosto che diventa molto ripetitiva. Quindi tra le demenze che, come dire, tendono a insorgere più precocemente abbiamo questo tipo di demenza. Un'altra demenza precoce, qui però per carità entriamo molto nello specifico, ad esempio la demenza di Peak in un qualche modo, che anche questa in realtà è proprio una variante frontotemporale. Quindi sono alcune quelle che tendono ad esordire prima dei cosiddetti 60-65 anni. Tenete conto però che tipicamente le demenze che hanno un esordio precoce, quindi prima dei 60 anni, hanno come campanello di allarme l'ereditarietà. Quindi vuol dire che in famiglia è altamente probabile che ci sia già stata una persona con demenza. Quindi prima di preoccuparvi della demenza, se avete a casa un familiare con demenza, agite prima, a maggior ragione usate, questa purtroppo situazione che vivete come il monito per occuparvi del vostro cervello e quindi per tenerlo in allenamento. Ok, allora direi che andiamo con le ultime due. Silvia chiede, potreste consigliare alcuni testi di riferimento per training cognitivi strutturati? Allora, tra alcuni test più strutturati, ci cioè sono quelli della Raffaello Cortina, della professoressa Daniela Mapelli, ok? Dove c'è sia la demenza E100,
esercizi dovrebbe essere, ok, adesso per carità il titolo esatto non lo ricordo, piuttosto che il training cognitivo per le patologie neurodegenerative e le demenze. Sempre tutti quanti per editi da Raffaello Cortina e hanno partecipato alla stesura la professoressa Mapelli e la professoressa Mondini. Tenete conto però che l'utilizzo di questi strumenti, se li utilizzate da caregiver, parlatene possibilmente con il neuropsicologo che segue riabilitazione il vostro familiare, semplicemente perché magari avete la possibilità di coordinarvi, ok? Questo perché anche la riabilitazione in realtà ha un suo senso, ha una sua progettualità e fatta a caso rischia piuttosto di avere più danni, rischia di dare più danni piuttosto che benefici, ok? Quindi i manuali ci sono, i due di riferimento sono questi che vi ho detto, però ecco, utilizzateli con criterio e con senso insomma, di causa in un qualche modo. Ok, ultima. Di Samantha dice come fare una diagnosi differenziale, penso che si apra un po' tutto un capitolo, come fare una diagnosi differenziale con pseudodemenza. Allora, quando parliamo di pseudodemenza, il più delle volte è perché si sta ipotizzando che sia dovuta, il più delle volte capita perché c'è una sintomatologia depressiva. Quindi la diagnosi differenziale io la faccio attraverso la valutazione neuropsicologica, perché se è demenza, come dicevo prima, avrò dei deficit cognitivi. Se non è demenza, non avrò invece quei deficit cognitivi. Tenete conto che poi la valutazione neuropsicologica è uno dei, come dire, deve sempre essere, deve far parte di una indagine multidimensionale che deve essere integrata nella presa in carico del paziente. Quindi, in genere, oltre alla valutazione neuropsicologica, il più delle volte, quindi oltre al neuropsicologo che fa la valutazione neuropsicologica, si lavora anche con il geriatra piuttosto che con il neurologo che possono prescrivere degli esami strumentali tipo risonanza magnetica, PET piuttosto che TAC e magari possono prescrivere anche determinate analisi, del sangue per vedere se ci sono anche alcune alterazioni che invece possono proiettare verso, tipi di demenza diversi in qualche modo. Ok, Perfetto. direi che ci siamo, ecco, insomma, anche come orario ci siamo. Ok, allora io ringrazio tutti quanti per la partecipazione, per le domande e spero sia stato comunque un webinar di interesse, che vi siate portati alcune informazioni utili, non solo per acquisire delle conoscenze, perché l'obiettivo non è diventare degli semplici eruditi o esperti, ma l'obiettivo più grande è utilizzare queste conoscenze per migliorare in realtà la qualità della propria vita. Quindi, come dicevo prima, per quanto mi riguarda, occupatevi delle vostre emozioni, delle vostre relazioni e soprattutto anche del vostro cervello. Concordo su tutta la linea, prendiamoci cura di noi e se ci sono domande o comunque se ci sono questioni che si aprono, avete l'indirizzo mail che è sempre lo stesso per le slide, quindi insomma siamo a disposizione. Ah, scusatemi, allora vi scrivo velocemente l'indirizzo di Modena, che è modena@studicognitivi.net. Fate la foto prima che mettiamo giù così tutti quanti avete l'indirizzo, o ad ogni modo laddove siete andati per iscrivervi al corso avete poi modo di risalire anche all'indirizzo a cui scrivere per le slide. Va bene, Fatto. grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Arrivederci.